Uno dei servizi più irritanti in assoluto creati dalla cara Microsoft è senza ombra di dubbio il nostro Windows Update. Infatti a lui non interessa ciò che stiamo facendo, indipendentemente da che giorno è oppure che genere di attività stiamo svolgendo sul nostro computer, che sia lavorativa, didattica, che sia gaming o qualsiasi cosa. Windows Update inizia a farsi gli affari suoi, ad aggiornare, scaricare ed installare qualsiasi aggiornamento gli passi per la testa. Ora, nessuno dice che Windows Update faccia male. Perché? Perché gli aggiornamenti sono assolutamente importanti, devono essere fatti per mantenere al sicuro tutto il nostro sistema operativo in modo da correggere falle, correggere bug e possibili problemi, ma ciò che non ci sta bene è il fatto che non siamo noi a decidere quando dobbiamo fare queste operazioni. Ecco perché, sempre utilizzando la testa, oggi vi spiego come disattivare Windows Update, come poterlo disattivare, perché in realtà poi lo dovete anche attivare, aggiornare il vostro sistema operativo quando necessario, quando avete possibilità di farlo. Perciò bando alle ciance, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella e ovviamente ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti dal vostro Anaro Sensei. Oggi vi racconto come si fa a bloccare gli aggiornamenti di Windows 10, 11 e qualsiasi altro Windows futuro semplicemente con un click, in pratica, perché utilizzeremo un tool, un piccolo programmino che farà lo sporco lavoro al posto nostro. Non andremo a modificare il file di registro, non andremo a modificare i servizi di avvio, non andremo a modificare niente di tutto ciò. Un semplice click e dimentica. Ecco perché è assolutamente importante ricordarsi anche di riattivare Windows Update quando serve, per poter aggiornare tutte quante le falle, tutti quanti i possibili problemi che vengono risolti. Di programmi che fanno questa magia ce ne sono tanti, ce ne sono di gratuiti, ce ne sono a pagamento, ce ne sono da installare oppure portable, quindi semplicemente da eseguire. Personalmente sono un fan della roba gratuita, perché se si può evitare di pagare, perché non farlo, logicamente in maniera legale. Programmi open source o comunque sia gratuiti, e poi cerco programmi da non installare, proprio per mantenere il nostro computer più pulito possibile, perché uno dei segreti è evitare di installare la qualunque. Bene, sotto in descrizione troverete i due link diretti delle pagine ufficiali per poterli scaricare. Chiaramente, se conoscete dei programmi altrettanto validi, li potete consigliare sotto nei commenti. Sarà mia premura testarli, se sono validi sicuramente li andrò ad inserire nella mia lista, perciò se trovate più di due link è perché nel mentre li ho aggiornati grazie anche al vostro aiuto. Bene, partiamo subito e diciamo quali sono i due programmi fantastici. Allora, il primo programma si chiama InControl e serve proprio per gestire facilmente Windows 10 e Windows 11. Davvero facilissimo. Questo è il sito ufficiale, si va qua dove c'è scritto download now in verde, si clicca per poter scaricare questo bellissimo file, un eseguibile da fare tasto destro, esegui come amministratore, possibilmente si esegue, eccolo qua, e questo è quanto. Davvero una stupidaggine. Mi dice anche quale versione di Windows sto utilizzando in questo momento, la 11, e anche la release, quindi l'edizione 23H2 in questo momento. Come potete vedere, la scritta è in rosso e il nostro sistema operativo non è sotto il nostro controllo. Come si fa per disattivare Windows Update? Si clicca Take Control, molto molto facile, voilà. Adesso la scrittina è in verde e noi siamo a posto, perciò il nostro Windows Update non ci dovrebbe più dare alcun fastidio. Nel momento in cui siamo liberi, abbiamo del tempo, abbiamo una connessione internet che ci permette di fare il download, andiamo su Release Control, voilà,
e adesso gli aggiornamenti di Windows Update sono tornati a funzionare. Super super facile. Il secondo programma invece si chiama Windows Update Blocker, attualmente in versione 1.8, ma probabilmente troverete versioni successive perché sono perennemente in aggiornamento. Devo essere sincero, è il mio preferito, questo è quello che forse funziona meglio, quindi se non avete tanti sbattimenti da fare, esperimenti eccetera, andate direttamente su questo. Lo trovate sul sito Sordum, uno dei siti più fantastici del mondo per quanto riguarda l'informatica, perché c'è ogni ben di Dio. Qui troverete l'inferno di programmini tattici. Quando c'è bisogno di un programma che non esiste, la comunità lo fa saltare fuori direttamente qua. C'è anche un mini tutorial in cui vi spiega come funziona, ok? Quindi se non avete tante rotture di balle potete andare anche a darci un'occhiata. Scorrete fino in fondo, andate su download e scaricate il pacchettino. A questo punto, grazie a una magia, ecco il nostro pacchettino già scaricato. Sarà in formato zip, quindi formato compresso, lo potete estrarre con WinZip, 7zip, WinRAR, PeaZip, quello che volete, quello che vi piace di più, oppure anche il classico gestore di Windows, visto che anche Windows l'ho fatta, tasto destro, estrai tutto, estrai, mi fa il mio bel pacchettino, eccolo qua. Questa è la cartella che ne deriva, stiamo parlando di 791 kilobyte, cioè neanche un mega di programma, e ci davvero cambia la giornata e non solo. All'interno quattro file, il classico readme dove trovate praticamente il sito, pubblicità, solite cose, un file che non dovete toccare, lasciatelo pure stare. Andiamo sugli eseguibili, quindi su VUB, il classico, oppure su VUB 64 per il 64 bit. Tasto destro, esegui come amministratore, eccolo qua. Non spaventatevi per quanto riguarda l'inglese, prima di tutto perché è un tasto da premere, quindi non serve una scienza. Secondo, perché se andiamo su menu, eccolo qua, c'è anche incredibilmente la lingua italiano, e quindi avete anche il vostro bel programmino in italiano. Servizio Windows Update, abilita servizio o disabilita servizio. Come vedete attualmente lo stato è verde, quindi gli aggiornamenti sono attivi, ok? Quindi servizio abilitato ed avviato, me lo dice anche. Vado su disabilita, impostazioni, protezione servizio, questo qua lasciatelo pure attivo in modo che Windows non faccia ripartire il servizio di Windows Update. Applica ora, basta, finito. Qua è diventato rosso con la X, servizio disabilitato, e siamo a posto. E adesso qua, come potete vedere dalla lista di aggiornamenti che avevo, adesso mi è venuto fuori, si è verificato problema, prova a riaprire impostazioni in un secondo momento, perciò mi ha proprio disabilitato Windows Update. Quindi questo computer praticamente non avrà più Windows Update funzionante. Lo chiudo molto semplicemente. Devo fare un aggiornamento? Ho bisogno di riattivarlo? Nessun problema. Me lo riapro e faccio abilita servizio. Applica ora. Stato servizio attivo. Me lo vado a ricontrollare perché adesso l'ho chiuso. Windows Update. Eccolo qua, gli ultimi aggiornamenti sono stati installati ed è qua bello che mai. Cioè, veramente di una facilità disarmante. È facilissimo. Cioè, non dovete veramente avere bisogno di essere dei geni dell'informatica per farlo. Bene, spero di esservi stato di aiuto. Se così è stato, mi raccomando, iscriviti al mio canale YouTube, metti like, attiva la campanella per non perdere i prossimi video, condividi questo video con tutti quelli che conosci in modo da condividere la conoscenza, il sapere dell'informatica, soprattutto quando si tratta di video chicche, così, dei video bomba che devono assolutamente essere diffusi. Grazie per avermi seguito. Vi voglio bene, un bacione e alla prossima puntata. Bye bye!